Siamo all'inizio di marzo, oggi è il 9 marzo, sabato, siamo Urzulei, questa è la vigna di Subo e io sono Gigi Carrera, ormai mi conoscete. E in questo video facciamo vedere come il proseguimento dell'impostazione del cordone speronato utilizzando la tecnica dell'allungo. Quindi non lasciando i castelletti, come si fa normalmente, diciamo una vecchia tecnica, lasciando i castelletti e potandoli, ma sfruttando il percorso della linfa e quindi sfruttando appunto appieno tutto il tubo che è composto dal cordone permanente con la linfa che scorre da una parte su e dall'altra parte giù. Vediamo il primo esempio. Allora, vabbè, qua c'è un sacco di roba da tagliare, cominciamo a tagliare perché non ho fatto la quadratura verde, come sapete purtroppo ho avuto grossi problemi, però vabbè, diciamo che sono tagli in più da fare, sempre rispettando il regime di corona, anche se sono tagli di un anno che quindi la pianta sopporta bene. Questo è questo è un tralcio da una gemma prima della piegatura e quindi lo tagliamo a corona. Ok, tecnica dell'allungo. Cosa abbiamo fatto l'anno scorso? Abbiamo lasciato la prima gemma in salita al punto di piegatura del filo di banchina. Ne abbiamo lasciato una da sotto, che andasse da questa, e tutto il resto abbiamo cercato le gemme. E infatti, queste, come si è detto, una, due gemme cieche, quindi la parte restante del tralcio si è seccato. Questo lo eliminiamo. Che cosa prevede la tecnica dell'allungo? La tecnica dell'allungo prevede che io faccio costruire un punto vegetativo, quindi un castelletto sarà questo. Ricordiamo che questo è un cordone speronato a quattro punti vegetativi. Questi sono uno e questi saranno due, e dall'altra parte lo stesso. Un cordone speronato bilaterale. Quindi cosa prevede appunto la tecnica dell'allungo? La tecnica dell'allungo prevede che io devo sfruttare la linfa che scorre sul lato, sulla parte in basso, la linfa che scorre qui me la ritrovo in questo castelletto e quindi da qua parte la ramificazione verso l'alto. Da qua invece la parte in basso devo cercare una gemma che mi dia la continuità. Normalmente si lasciano due o tre gemme fino a trovare la prima gemma rivolta, l'ultima gemma che deve essere rivolta verso il basso. In questo caso è questa qua. E quindi taglio qui. Perché? Perché poi questa qua mi fornirà un tralcio che se ne va verso su e l'anno prossimo dovrò potare verso su. Quindi questo qua è la tecnica dell'allungo. Adesso io naturalmente questo lo legherò. E questo qua invece lo poto a due gemme, che così incomincio la ramificazione, 1 e 2. Questo è questo. E taglio qua. E da una parte è fatta, vediamo dall'altra. Questi due tralci li tagliamo perché sono prima della piegatura, sempre rispettando la corona. Qua la posizione è un po' più infelice, però non importa. Vedete, anche qua abbiamo le gemme cieche, quindi questo lo possiamo tagliare perché tanto questo è tutto secco. Identica cosa, tecnica dell'allungo, devo cercarmi una gemma che vada verso il basso. Qua è un po' infelice appunto perché in realtà le gemme sono trasversali rispetto al piano della pianta, ma non importa. Vediamo di trovare un sistema. Io adesso sforzo un pochettino la pianta, questo qua me lo devo portare su e la gemma che utilizzo verso il basso sarà questa qua. Taglio qui, poi naturalmente lo leggo, questo lo porto a due gemme, quindi questo qua. Naturalmente quest'anno avremo in primavera così una gemma qua e una gemma qui. Io devo cercare la gemma che mi fa andare verso questa parte perché devo cercare la ramificazione verso su. Ok? Un
un altro esempio di tecnica dell'allungo. Adesso cominciamo a eliminare un po' di roba tagliando, facendo tagli nel rispetto delle corone. Questa è tutta roba che non serve. Vedi così li recupero. Provo a fare le talè come sto facendo. Oggi sarei voluto andare al festival del potatore, purtroppo non ho fatto in tempo. E vabbè. Allora questo lo elimino. Tecnica dell'allungo, abbiamo detto. Allora questo lo eliminiamo. Benissimo. Quindi abbiamo lasciato una gemma in corrispondenza del filo di banchina e l'altra gemma sotto. E il resto delle gemme accecate, quindi questo è tutto secco. Eliminiamo tranquillamente. Tecnica dell'allungo, una gemma, una, due, tre gemme, taglio qua, quindi la gemma va verso il basso e poi me la porto su. Questo è eliminato e questo lo porto qua. Questa è bouillon più gemma franca, potrei anche lasciarne una in più, ma la taglio a due. Stessa cosa a questa parte, anche qua è un po' infelice perché c'è un amico ragnetto. È un po' infelice perché, va bene, purtroppo quando si piega non è, cioè le gemme non sono sempre perfettamente in corrispondenza, quindi è perfettamente orientate verso l'alto o verso il basso, però dai, lo facciamo lo stesso, soprattutto perché, ho detto qua, c'è una... Allora qua, quando ho accecato la gemma, evidentemente una gemma secondaria, una gemma dormiente, non è stata eliminata, quindi... Se io devo fare un taglio, questo è un legno di 2 anni, quindi non taglio qui, ma taglio qui. Infatti, come si vede, la parte qua si vede benissimo, gemma dormiente. La parte di tralcio, dove scorre la linfa, che scorre all'esterno, da questa parte, è ancora verde. Okay. Mentre da questa si sta seccando, perché qua non c'è più niente. Tecnica dell'allungo, trovo subito la gemma che mi porta verso il basso, che è questa, quindi taglio qui. E questo lo porto come prima a 2 gemme. E poi naturalmente lego, poi questo adesso è piuttosto grosso, però non importa. Tanto comunque l'importante è che io devo andarmene verso su, devo farmi ramificare verso là, come se fosse sostanzialmente un alberello, perché ricordiamo che il cordone speronato è un alberello, anche se qualcuno fa storie. No, il cordone speronato non è altro che un alberello razionalizzato, in cui i punti vegetativi rappresentano come se fossero i 4 rami classici dell'alberello, solo che anziché partire da una base e quindi ramificarsi così, hanno un fuso principale, 2 vie a destra, una a destra e una a sinistra, e poi i castelletti che rappresentano le brache, esattamente come l'alberello, solo che razionalizzato. Per stare su un piano e utilizzare la spalliera. Un altro esempio di tecnica dell'allungo. Eliminiamo tutto quello che non ci serve. Questi sono tutti tagli di 1 anno, quindi la pianta li sopporta bene, ma bisogna fare attenzione e tagliare nel rispetto delle corone. Ok, partiamo da qua. Una gemma lasciata in corrispondenza del filo di banchina, una gemma verso il basso, e questo è tutto secco. Mi sembra tutto secco. Sì, tutto secco. Quindi questo possiamo tagliare qua. Okay? Tecnica dell'allungo, poi naturalmente va piegato. Anche qua non è perfettamente in asse, la gemma non è perfettamente in asse, ma non importa. Intanto sfrutto questa gemma, quindi taglio qui per allungarmi, e questo lo porto a 2 gemme. Da una parte, qua la stessa cosa. Allora, siamo un po' più fortunati perché siamo un po' più verticali. Questo è tutto secco. 1, 2, 3, anzi, bouillon 2, 3, 4. Guardate che si è rivolta verso il basso. Questa qua è rivolta verso il basso, così. E questo lo porto a 2 gemme. E poi naturalmente collego. Così passa, quello devo legare, quello avevo lasciato legato a questo al moncherino dell'anno scorso, questo non mi serve più ovviamente perché non devo lasciarlo legato lì, questo lo elimino per
sicuro il vetro del coccolo si è cambiato. Vedete come si vede? Qua è molto, lo si vede molto bene. La pianta sta incominciando. Qua c'è una gemma che non mi piace. Dicevo, la pianta sta cominciando a prendere la forma che vogliamo noi. Quindi si vede proprio, è simmetrica. Lì va da una parte, lì va dall'altra, tra, e se ne va. E in questo ramo, quindi questo pezzo del cordone, lì fa da una parte e lì fa dall'altra, lì fa da una parte e lì fa dall'altra. Perfetta simmetria. Esempio in cui sono riuscito a fare la potatura a verde, infatti come si vede gli unici tralci che ho conservato sono la gemma, il tralcio dalla gemma in corrispondenza al filo di banchina, la gemma che mi serve per l'allungo, dalla stessa parte dall'altra. Tutto il resto del fusto, come vedete, è pulito. Quindi, come avevo detto, tecnica dell'allungo, questo è secco. Che poi, parlando di tecnica dell'allungo, mi sembra di essere Gino Massari, come si chiama? Igle Scurelli, che lui parla sempre di cucina circolare. Sembra quei video ci sono su Gamero Rosso. Allora, gemma rivolta verso il basso, qua è un po' sollevata. Quindi questa qua adesso io devo cercare senza romperlo possibilmente. Eccolo qua. No, sì, ce l'ho fatta. Si sta un po' snodando. Quindi io cosa faccio? Siccome voglio vedere che si snodi del tutto. Sì, taglio tutto qua. Questo lo porto a due gemme. Identica cosa da questa parte, qua è un po' più infelice la posizione, sono 1, 2, 3, intanto comincio a portare qua, questo lo porto a 2 gemme, però questa è molto, molto schiacciata, quindi ne lascio uno in più, in modo che sia gemma franca più un'altra, ok? Poi questo adesso naturalmente lo leggo. In realtà io potrei anche utilizzare questo, però lo voglio allungare un pochettino, quindi per adesso lo lascio così e vedo cosa succede. In ogni caso posso sempre scegliere un altro tralcio che mi parte da questa gemma per portarlo su. Ok? Ancora un esempio di tecnica di allungo. In questa non ho fatto la potatura verde. Ma quest'anno, se non succedono cose strane, non dovrei avere problemi. Via questo 1, 2, ok. Gemma, prima gemma, primo castelletto rivolto verso l'alto. Dai, questo è secco, lo elimino, naturalmente questo lo tolgo e cerco una gemma rivolta verso il basso. In questo caso l'unica gemma rivolta verso il basso è questa qua. Questa qua è già troppo rivolta verso l'alto, e questa potrei provare a forzare anche questa. Vediamo un pochettino se riesco a piegarla senza rovinarla troppo. Sì, dai, ci sono riuscito. In teoria allora devo scegliere questa qua per portarmi, non è proprio rivolta verso il basso, però vabbè, non succede niente. Naturalmente poi adesso questa qua, tutto il resto le acceco le gemme, perché non c'ho tempo, cioè non è che non c'ho tempo, lo leggo dopo, non lo faccio adesso visto che sto facendo il video, quindi sarebbe anche controproducente, perché se no poi vado a toccare l'altra pianta. Quindi questo qua ok, e scelgo questa gemma per l'allungo. Potrei anche scegliere questa in realtà, però preferisco questa. Dall'altra parte stessa cosa, questo è secco. La gemma che scelgo per l'allungo naturalmente è questa. Per comodità di rappresentazione, adesso che sto facendo il video, il resto delle gemme lo acceco così non me le dimentico. Se per caso mi dovessi dimenticare di legarlo, ma insomma non me le dimentico. In ogni caso questa è tutta roba che non germoglia. Ecco, vedete. Questo qua devo stare attento perché lo devo legare. Sì, vabbè. Dopo lo leggo, comunque rimane così, e questo come al solito, quindi questo rimarrà così. Oh, ecco, perfetto. Bene, anche questo qua si vede che sta sviluppando benissimo, con un
primi dei castelletti e poi la tecnica e poi l'allungo. Se questo qua si decide a rimanere fermo, questo è un altro esempio in cui ho di piante in cui ho fatto la potatura verde. Vediamo un po', l'abbiamo detto, anche in questo caso le gemme non è che siano posizionate in maniera propriamente felicissima, però vabbè, dai, vediamo se riesco a piegarlo un pochettino, poi tanto questa è roba che devo girare, in teoria io devo mettermi in questa condizione, perché mi posso mettere in questa condizione se sono bravo poi a legare, e quindi sceglierò questa gemma per andare verso il basso. Questo è secco, questo qua lo poto, ci sono molto vicine queste qua, non voglio fare un taglio qua, lascio una gemma in più, poi vedo in potatura verde che cosa succede. Quindi questo me lo porto in questo modo, dai. È un po' riottoso questo tralcio, ma noi lo domiamo. Ecco qua. Questa è questo, visto così è brutto, sembra brutto perché è un po' storto, però poi non è un problema, si aggiusta la pianta. D'altra parte siamo un po' più fortunati. Gemma verso l'alto, gemma verso il basso. Questo è tutto secco. La gemma che mi interessa è questa qua, perché se no qua vado troppo lungo. Adesso io cosa faccio? Per ammorbidirle, quindi per fare in modo che non si rompa, me ne vado e lo piego così, ok? Questa è la gemma che mi interessa allungare, il resto delle gemme le elimino, poi lo leggo naturalmente. Sì, che poi il filo. E questo invece lo porto alle gemme. Questo è uscito abbastanza bene, dai. A parte questo che è un po' storto, non succede. Ok? Questo è un altro esempio in cui ho fatto la potatura verde, quindi avevo detto una gemma verso l'alto, quella verso il basso, il resto è secco. Infatti lo vediamo da qua, questo è secco. Secchissimo, molto bene. Qual è la gemma che mi... Mamma mia. Qual è la gemma che mi scelgo per la prosecuzione? Quella verso il basso, mi scelgo questa qua. Non si vede? Qua sotto. Riesco a togliere questa cilindra. Quindi adesso faccio vedere come la piego. Il resto acceco le gemme, poi leggo. Tanto la legatura non è interessante ai fini del video, non è didattica. Insomma, ci sa uno che fa la vigna, saprà bene come si lega la vigna, forse. E se qua invece abbiamo due la gemma verso l'alto, posso lasciare o bouillon, però è bassottina, è questa, quindi ne lascio uno in più. Così. È identica cosa da questa parte, questo è secco. Mi porto questo un po' più corto, ci sono fili in mezzo che mi stanno rompendo le scatole, quindi questo me lo porto in questo caso. La gemma da tenere è questa qua sotto, vorrei evitare di tutto. Ok, questa qua, quindi il resto lo accecco e dopo lo leggo. Ecco, non succede niente. Stessa cosa, 1, 2, in questo caso è il cordone si sta sviluppando così come vogliamo noi.
Questo è invece l'esempio di potatura del cordone speronato, diciamo alla vecchia maniera. Qua abbiamo impostato il cordone speronato in maniera classica, quindi con i castelletti già fatti. In questo caso lo voglio fare perché voglio vedere a parità di età se, se quanto dura la pianta con, caricando molto di più, perché qua ho lasciato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi lascio un cordone speronato a 8 punti vegetativi. Ok, è un esperimento che sto facendo, lo voglio fare perché voglio vedere appunto quanto e come regge la pianta. Quindi eliminiamo tutto quello che non ci serve. Innanzitutto, questo sempre rispettando le corone, perché poi la pianta così non soffre. Questo è un taglio brutto, non mi piace. Vabbè. Eliminiamo prima della piegatura. Eliminiamo prima della piegatura. Ok, adesso cominciamo a potare quello che c'è, solo quello che ci interessa, cioè 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, il resto lo eliminiamo. Ecco qua. E dopodiché questo cordone, questo eliminiamo, questo eliminiamo, questo eliminiamo, questo lo eliminiamo, questo è secco. E questo lo potiamo a quanto? A 2 gemme. 1, 2, 1, 2. Questo è bruttino, lo poto corto perché così rinforzo il punto vegetativo. E questo lo poto qua perché così ho la gemma di continuità per salirmene qua su. Identico qua. 1, 2, 3 e 4. Ah, qua si era rotto. Però, ecco, interessante. Allora, qua si era rotto. Qua si vede. Dove scorre la linfa? Sulla parte esterna. Se io taglio qui. Taglio qui, sì. Verde. Cioè, la linfa, questa porzione, la mezza porzione finale del cordone mi assicura l'apporto di linfa verso le gemme. Qual è il problema? Il problema naturalmente è che qui, adesso qua poi lo metto bene, qua si vede bene, qua naturalmente essendo un taglio molto molto grande, ovviamente può essere un punto d'ingresso per le malattie. Quindi io so già che so già che questo è un punto d'ingresso per le malattie, e che quindi in questo caso, se vedo che la pianta si sta deperendo, si sta ammalando, prendo e elimino tutta la parte che non mi interessa. Ecco, una cosa importante qua adesso, bisogna girare bene il cordone e va legato qua su. Questo perché io ho visto in alcune case, in alcune vigne, cordoni speronati che non sono stati legati ma sono rimasti attorcigliati e hanno finito per inglobare il filo di banchina al suo interno. Cioè praticamente il cordone è diventato un serpente che si è mangiato il filo di banchina. Comunque dai, in ogni caso è una bella pianta questa. Questa qua naturalmente renderà molto. Però è un esperimento che voglio fare, voglio vedere quanto riesco a ottenere da questo carico di gemme. Un altro esempio di tecnica dell'allungo. Quello che non ci interessa è una perdita di tempo fare tagli. Ecco perché serve fare la potatura verde, oltre al fatto che con la potatura verde si eliminano germogli che sono ancora verdi e che quindi non bisogna eliminare successivamente con dei tagli che possono far male alla pianta. Eliminiamo quello che non ci serve, abbiamo detto questo. Allora, andiamo qua. Questo è secco. Qual è la gemma che mi interessa tenere? Tengo questa. Una cosa. Prima piego. Vado a interferire con l'altra, ma non me ne frega niente, perché tanto poi anche qua ci sono le gemme cieche. Quindi questo è quello che mi interessa. Questo lo potto. Questo è il mio.
cancello, oggi c'è caldissimo, ci sono tipo 20 gradi. Andiamo da questa parte, questo è un po' piegato, un po' infelice, però vabbè dai, non può essere tutto perfetto, guarda che la pianta sia sana, come è sana, questo è secco. La gemma che mi interessa di tenere è questa qua, in questo caso è anche ben posizionata, quindi non ho grosso bisogno di piegarlo, quindi posso tagliare qui, vedete, perché è già disposta bene, mi basta soltanto legare successivamente il cordone, e questo spero un altro così. Anche questo diciamo che sta viaggiando bene verso la sua destinazione finale. Per adesso non dovete preoccuparvi, io qua l'ho piegato per facilità e anche per garantirmi una maggiore flessibilità del in modo che non si spezzi nel punto di allungo. Quindi più lungo è naturalmente più facile poi da piegare. Quello naturalmente lo vediamo. Altro esempio di. Altro esempio di potatura con la tecnica dell'allungo. Allora, eliminiamo un po' di sempre con tagli rispetto alle corone. C'è un po' di vento, quindi avrete pazienza se è un po' disturbata la cosa. Eliminiamo qua, prima della piegatura. In corrispondenza del filo di banchina, questo lo facciamo un po'. Questo qua ci cerchiamo la gemma che va verso il basso, quindi questo è secco completamente, questo lo abbassiamo per poi legarlo successivamente piano, se no spacca tutto e non vogliamo che si spacchi. Stessa cosa qua, questo è secco, questo è di gemma. Gemma che guarda verso il basso, lasciamo questa, così lo pieghiamo. Posso lasciare anche questa, posso lasciare, sì, dopo così un po' più mangio la distanza, adesso lo eliminiamo. Serve solo per legarlo qua, tanto poi lo leggo con calma. Questa cosa qua, questo gli altri li elimino. Questo e anche questo è fatto. Ancora la tecnica dell'allungo. Riservo sempre le gemme di corona, tagli di un anno che sono grossi, ma non è un problema. Questo è molto vigoroso, questo una cavalletta. Questo è secco. Questo lo portiamo a due gemme e questo individuiamo la gemma che va verso il basso. In questo caso è un po' complesso perché è molto molto grosso il taglio, quindi farò un po' di fatica a piegarlo, ma insomma non succede niente. Devo scegliere questa, anche perché questa qua è una gemma un po' infelice. Devo scegliere forse questa se no se ne va
Vabbè, qua non c'è, qua c'è una fallanza che devo... No, qua c'è una fallanza, quindi devo dare per forza qua, altrimenti va troppo lungo. Sì, devo scegliere necessariamente questa qua. Perché qua c'è una barbatella, se no, se me ne vado, se avessi scelto questa, sarei andato troppo lungo, perché poi la barbatella se ne viene qua, e quindi l'altro... L'altro pezzo del cordone sta qui, per cui non posso, devo usare necessariamente questo. Vabbè, da una parte, dall'altra. Questa è la potatura, il primo castelletto, c'è il ventaccio. La gemma che mi scelgo di riferimento può essere o questa, perché tanto sono abbastanza lontano, oppure questa qua. Me le lascio tutte e due, così vedo un pochettino come si sviluppano. Tanto in potatura verde ho sempre la possibilità di scegliere quale gemma mantenere. Pianta potata. Ultimo esempio di potatura, di impalcatura, o meglio di proseguimento del cordone speronato con la tecnica della luna. Tagli sempre nel rispetto delle corone, ormai lo dirò fino alla noia, però ripetita Juvent, quindi via, 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 ok, questo è secco, benissimo, come lo volevamo noi, allora questo è secco. E lo eliminiamo. Mi devo cercare una gemma che veda il basso, quindi rivolta verso il basso. A proposito di vento, una piccola digressione, qua su Boe c'è sempre vento ed è quello che ci permette di avere la vigna molto sana, perché quando piove, in genere adesso c'è maestrale, la vigna è esposta in modo che il maestrale passi. Diciamo incubatori per le malattie fungine, quindi questo vento è un vento benedetto per quanto mi riguarda. È un po' fastidioso per i video, però vabbè, insomma, pazienza. Allora, la gemma che vede verso il basso è sicuramente questa, quindi questa me lo elimino. Accerco le gemme che mi serve soltanto per piegare. Questo lo porto a due gemme e d'altra parte facciamo lo stesso identico. Questo è potato, questo è secco e dai, secco. La gemma che vedo verso il basso sicuramente è questa, per cui il resto adesso tolgo i viticci e le femminelle. Sono a posto. E acceco le gemme. Giustamente un amico che segue il canale, adesso non mi ricordo chi è, mi ha fatto notare che non si dice sgemmare, anche perché sgemmare è un sinonimo di germogliamento. Giustamente accecare le gemme, è corretto, parlare come si deve e non come si mangia. Ok, adesso lo leghiamo, quindi impalcatura per il proseguimento del cordone speronato con la tecnica dell'allungo è fatta, adesso chiediamo il germogliamento. Voglio approfittare per dire una cosa, allora c'è qualche furbacchione in rete che sta utilizzando delle immagini tratte dai video che sto facendo
per vendere o pubblicizzare, ma non so, vendere un manuale di potatura. Allora, questo non è accettabile, perché io le cose le sto facendo gratis e da morire di come si vuol dire, per buon cuore, perché mi piace condividere la mia esperienza e la mia voglia, la mia passione. Quindi non trovo giusto, e anche illegale tra l'altro, perché, perché le licenze di questi video su YouTube sono common, quindi possono essere utilizzate senza, senza bisogno, però bisogna citare sempre la fonte, che quindi è il sottoscritto, e il link, e non possono essere utilizzate per scopi commerciali. Quindi se per favore, quando vedete delle immagini tra dei miei video, fatemelo sapere, scrivetemelo, perché io mi tutelerò in sede opportuna. Detto questo, aspettiamo il germogliamento e quindi ci vediamo alla prossima. Ciao!